Innanzitutto era una persona molto umile, una persona umile, una persona generosa, una persona molto spiritosa, una persona colta. E io credo che la grandezza di Gigi Proietti sia stata la sua grande autorevolezza, la sua grandissima presenza scenica. E poi aveva un volto da attore dell'antica Roma. Quindi era in qualche modo un'immagine. Di questa, era un po' un'identità di questa città. Io quando lo vidi per la prima volta a Me gli occhi please, che è stato il suo cavallo di battaglia, lo vidi 4 volte, io imparai tanto, imparai come i tempi recitativi, ecco perché Gigi Proietti aveva una cosa, aveva dei tempi recitativi che erano straordinari e Alberto Sordi era d'accordo con me, era il migliore sul palcoscenico. Lei diceva ha imparato tanto e Gigi Proietti ha dedicato la sua vita non solo allo spettacolo ma anche all'insegnamento di questo mestiere. Gigi Proietti ha fatto tanto per i giovani, ha fatto veramente tanto, è stato molto generoso, al Teatro Brancaccio ha aperto una scuola e tutti gli attori che io spesso ho provinato per i miei film, ho interrogato, ho incontrato, che venivano dalla sua scuola, erano tutti bravi attori. Si sentiva che dietro c'era stato un grande maestro e lui lo faceva veramente con una grande dedizione. Lui sentiva che si doveva mettere accanto dei giovani, lui voleva spingere i giovani. Questo è bellissimo da parte di un attore così importante, così arrivato a vertici così alti come lui. Sì, molti molti attori gli dovranno molto, molti attori che oggi lavorano con grande successo gli dovranno veramente tanto, e non sarebbe male intitolare il Teatro Brancaccio a lui, farlo diventare Teatro Gigi Proietti. Gigi sarebbe Proietti era una voce di Roma. Secondo lei che cosa esprimeva nel profondo dell'animo della comacità romana? Innanzitutto ci illudeva che l'identità nostra ancora resiste, anche se purtroppo non è proprio così. Però quel volto, quel viso ci dava un'illusione, una rassicurazione che alla fine, insomma, un'anima questa città ce l'ha. Il suo volto parlava, il suo volto era proprio l'immagine, una fotografia di questa città, come lo è stato Aldo Fabrizi, come lo è stato Alberto Sordi, come lo è stato Ettore Petrolini. Sono stati degli attori che sono stati simbolo di questa città. Lui l'ha amata e noi lo sentiamo, ma credo che sia stato un attore amato in tutta Italia. Adesso non concentriamoci solo su Roma. Era un attore talmente completo che era ovviamente applaudito, aveva successo praticamente in tutti i teatri d'Italia e ha fatto anche dei film belli, divertenti, importanti. Però sul teatro che Gigi Proietti va soprattutto ricordato, anche come regista, perché è stato un grande regista, era un uomo molto colto, molto colto. Ai giovani, cosa consiglierebbe di guardare per prima cosa oggi per capire Gigi Proietti dei suoi tantissimi lavori? Guardi, basterebbe guardare il filmato, se c'è il video, la ripresa televisiva, cinematografica di A me gli occhi please. Quello fu uno spettacolo veramente che fece non so quante repliche, perché la gente continuava ad andare, perché là c'era un uomo che per 3 ore faceva qualsiasi cosa, cioè era straordinario, era veramente in quello spettacolo c'è la summa di tutto quello che avrebbe poi fatto negli anni a venire. Veramente un grande attore, quello devono vedere, quello. Gigi Proietti sul palcoscenico, da solo, ecco. Là si capisce che cosa significa essere attore con la A maiuscola. Essere da solo e riempire tutta la scena. In quest'ultimo periodo particolarmente difficile che stiamo vivendo, Gigi Proietti si era impegnato anche per incoraggiare soprattutto le persone più anziane, i più fragili, a tutelarsi durante la pandemia. Un ruolo che lo ha fatto sentire forse ancora di più come
già lo era per molti una persona di famiglia, un punto di riferimento. Lo era una persona veramente generosa, umile, non è l'attore che se la tira, che si mette su un piedistallo, era una persona semplice, semplice, dotata di gran buonsenso. E io quando l'ho conosciuto ho subito capito che il tratto principale del suo carattere era la grande generosità e la grande umiltà, che non è facile trovare in questo ambiente, e lui lo era. Poi ovviamente era molto preoccupato per questo periodo, come lo siamo tutti, però è sempre stato vicino alla gente, per questo la gente poi gli ha voluto bene. Guardate quanti oggi scrivono sui social, quanta disperazione c'è anche in tutti quelli che lo stanno celebrando e ricordando. Scusate, ma qua il telefono mi squilla ogni secondo, perché è ovvio che una giornata così. Quindi, insomma, è un vuoto, e non facciamo altro che pensare che evidentemente questo 2020 è stato veramente un anno dannato, da dimenticare nella maniera più assoluta. Ci ha portato via tante persone care, anche sconosciute per bene, morte da sole, con un virus che ancora non riusciamo bene a capire come è fatto. È un anno veramente duro, un anno duro, brutto, brutto, da dimenticare. Grazie a Carlo Verdone e a questo affettuoso ricordo di Gigi Proietti.